Questa notte a Torre del Greco, nella provincia di Napoli, si è verificata una tragedia con la morte di due persone, un uomo e una donna, a seguito di un'esplosione seguita dal crollo di una porzione del loro appartamento. Il dramma è avvenuto intorno alle 2 di notte in via Volpicelli. Gli investigatori, tra cui i vigili del fuoco e i tecnici comunali, con il sindaco Luigi Mennella, hanno stabilito che l'esplosione è stata causata da una fuga di gas, scatenando la deflagrazione e il successivo crollo della loro abitazione. Le vittime, Rodolfo Iovi e Anna Pagano, marito e moglie, sono rimaste intrappolate sotto le macerie mentre si trovavano nei loro letti, perdendo così la vita. La sorella della donna, presente nell'appartamento, è sopravvissuta ma ha riportato gravi ferite, attualmente ricoverata al centro Grandi Ustionati dell'ospedale Caldarelli di Napoli. Secondo le prime indagini, la fuga di gas avrebbe avuto origine nell'appartamento situato al primo piano della palazzina adiacente a quello delle vittime. L'esplosione derivante dalla perdita di gas ha provocato il crollo di una parete nell'abitazione di Rodolfo Iovine e Anna Pagano, travolti così dalle macerie. A seguito dell'incidente, la palazzina è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco.